Dopo i 2 giorni passati davanti ai cancelli della centrale, abbiamo deciso con Nicola e anche Turi di spostarci davanti al nuovo cancello che hanno fatto nel pezzo di recinzione in più che c'è, oltre a quello che avevano già fatto prima. La motivazione per cui ci siamo messi lì davanti e incatenati lì è esattamente quella di impedire l'accesso ai mezzi di cantiere di poter proseguire quei lavori. Dobbiamo dire che questa mattina l'obiettivo è stato centrato perché sono le 9 e nessun mezzo si è spostato dal piazzale, almeno per ora, e quindi pensiamo che questo sia una cosa buona e che quindi ha avuto un senso ciò che è stato fatto, proprio per ribadire che questo è un digiuno di lotta, non è un digiuno fine a se stesso, e non è un digiuno di lotta perché l'obiettivo era quello di comunque riaffermare la resistenza all'avanzamento delle ruspe, alla presa di ulteriore terreno, e quindi qua rimarremo fino a quando non ci manderanno via sostanzialmente.